Cari amiche, cari amici, ricordatevi che Salvo 5.0 vive solo delle nostre donazioni. Spegni la TV e accendi il cervello. Buonasera, benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Siamo alla frutta e verdura con il dottor Giuseppe Cocca. Quella di oggi che puntata è? Ecco, non mi sono preparato, comunque ora ve lo dirò in seguito, ma vi dico che questa puntata comunque la stiamo registrando oggi lunedì alle 19.05 e quindi quella che voi state vedendo è una registrazione, quindi i vostri commenti naturalmente non potranno essere letti. Se avete visto la puntata scorsa sapete che i propositi di Giuseppe Cocca erano quelli di continuare a parlare anche questa volta di digiuno, perché diciamo la prima puntata è stata dedicata diciamo alla definizione estesa, naturalmente detta in 45 minuti, comunque sia pur definizione di digiuno, e invece in questa seconda puntata Giuseppe Cocca vorrebbe darci delle ulteriori informazioni in merito a quello che si legge, eccetera. Quindi Giuseppe, come sempre, benvenuto, grazie di essere qui, e a te la parola quindi per continuare questo discorso sul digiuno. Perfetto, un saluto a tutti. Presidente, non mi ricordo benissimo dove eravamo arrivati l'altra volta, ma un'idea ce l'ho. L'altra volta abbiamo parlato principalmente di una definizione di digiuno, che banalmente possiamo dire che l'intervallo tra un pasto e un altro. Abbiamo detto anche un'altra cosa, che noi abbiamo la capacità di digiunare, cioè il digiuno è una capacità di tutti gli esseri viventi, cioè tutti gli esseri viventi, compresi i vegetali, possono digiunare per un certo periodo nella loro vita. Sapendo che il digiuno è anche una risorsa fondamentale per poter gestire dei periodi in cui c'è carenza di cibo. Se non avessimo la capacità di digiunare, alla minima carenza di cibo potremmo morire. Invece la nostra capacità di digiunare e mentre digiuniamo anche poter ricercare il cibo, avere energia, ci dà la misura di quanto la natura abbia lavorato bene per farci interagire in questo mondo. Molto interessante. Quindi già il fatto che, a parte tutti gli altri usi, alcuni insomma li hai già detti anche la puntata scorsa, infatti ricordo che il titolo della puntata scorsa, che poi era la 39esima, quindi quella di oggi è la 40esima, era digiuno un potente strumento da saper usare, perché è uno strumento, come ha anche ricordato anche oggi Giuseppe Cocca, è uno strumento ma va utilizzato bene per avere dei benefici. Il digiuno di per sé non serve a nulla, come anche lo stesso cibo di per sé non serve a nulla. Giuseppe questa cosa l'ha rimarcata tante volte, non è il cibo che ci dà i nutrienti, diciamo che il cibo ci mette a disposizione dei nutrienti e poi è compito del nostro organismo farci qualcosa con questi nutrienti. Ribaltando la logica, vale la stessa cosa anche per il digiuno è un potente strumento che però va utilizzato in modo appropriato. Okay. Beh, e quindi non so se ho aggiunto qualcosa a questo riassunto della puntata scorsa. Ecco, ribadiamo un'altra cosa, penso l'abbiamo detto nella puntata scorsa, ed è questo: se noi facciamo digiunare degli animali, la reazione degli animali è più o meno simile, cioè quasi tutti gli animali possono reagire in maniera simile al digiuno, mentre gli umani hanno qualcosa in più, che sono le loro valutazioni sul digiuno, cioè le convinzioni personali che le persone hanno sul digiuno indirizzano il modo con cui la persona che digiuna vive il digiuno, e la reazione, potremmo dire gli effetti del digiuno sull'organismo. Non sono tanti gli effetti del digiuno, ma le reazioni dell'organismo. Se una persona ha paura del digiuno, non c'è nessuna disintossicazione. E questo direi che è un punto veramente, veramente interessante. Quindi, ma vale per il digiuno, ma ormai abbiamo capito che vale per qualunque cosa, anche per una
terapia, la metto tra virgolette, per un approccio di qualunque genere, se uno decide di fare un nuovo sport o decide di affidarsi a qualcuno, eccetera. Se le convinzioni, se i pensieri legati a questa scelta non sono positivi, non sono motivanti, ma addirittura, come dice Giuseppe, c'è paura, gli effetti di questo strumento, in questo caso il digiuno, possono sparire del tutto, addirittura essere deleteri. Altamente deleteri. Molto interessante. Esempio, perché capiamo come funziona la struttura della paura, perché se no non comprende cosa succede durante la paura. Quando una persona ha paura, la parte che noi chiamiamo logica, scusa un attimo, devo rispondere a mia figlia. Prego. Tanto noi cari amici siamo abituati, vi ricordate con Silvana Agosti quante telefonate arrivano? Questa qui di Giuseppe è la prima. L'unico problema è che lui adesso è in macchina. No, cosa mi volevi dire, veloce? Ormai e io vedo che lì sta facendo buio, cioè non solo lì, in generale sta diventando buio. E quindi il problema potrebbe essere che fra poco scomparirà Giuseppe alla nostra vista, a meno che lui non ha qualche lucetta lì in macchina, perché come vedete si trova in macchina, credo nelle Marche. Bene, cerchiamo di capire quando finisce di parlare al telefono, vedo che è ancora al telefono. Comunque io intanto riassumerei un po', ci ha già ribadito alcuni concetti base di quelli appunto enunciati nella puntata di martedì scorso e oggi appunto si sta accingendo a darci altri dettagli molto importanti che cercheranno anche di smontare, diciamo, alcuni luoghi comuni su alcune cose che si leggono in generale in merito al digiuno. Ecco, approfitto per ribadire ancora una volta che questa puntata che voi state vedendo non è in diretta, ma l'abbiamo registrata lunedì 25 settembre alle 19, quindi insomma i vostri eventuali commenti non saranno letti. Giuseppe, ci sei? Ci sono. Ok, allora a te ancora la parola, quindi per, diciamo, visto che abbiamo fatto un bel riassunto anche di quello che hai detto la puntata scorsa, direi poi se vuoi puoi procedere con i commenti, con i messaggi nuovi che volevi dare oggi. Ok, dobbiamo tenere presente una cosa, quando una persona ha paura, ovviamente la parte logica è come se si disattivasse. Capito? La capacità di ragionare viene disattivata. O non abbiamo, immagino, quando uno ha paura non è che ragiona più di tanto. Certo. Quando una persona pure non ragiona e si fa delle idee, cioè nel senso immagina gli effetti della paura e se muoio, se mi succede questo, se mi succede quest'altro, le cose che immagina quando si ha paura e non c'è il filtro della parte razionale, noi tendiamo a realizzarle. Non so se mi sono spiegato, sto cercando di dire che quando noi abbiamo paura e abbiamo dei pensieri collegati alla paura, tendiamo a realizzare quei pensieri. Per questo quando una persona digiuna e ha paura che gli possa succedere qualcosa, ad esempio, vi sono ampie possibilità che gli possa succedere quella cosa che immagina. E quindi come si fa a liberarsi da questa paura? Allora, tutto, se si ha paura non si fa il digiuno, poi uno si informa di più, valuta le cose, inizia piano piano, cioè deve fare un percorso, diciamo, che deve essere, non dico in sintonia con la paura, ma in sintonia col proprio coraggio. Uno non può fare una cosa se non ha, non dico il coraggio o la capacità di farla, perché molte persone si agganciano, ma hanno detto che il digiuno guarisce, adesso lo voglio fare anche se ho paura, e così ti assicuro che non funziona. Ok, e quindi l'approccio giusto cos'è? Mi hanno parlato del digiuno. No, l'approccio giusto è una pratica che voglio sperimentare. Okay. Ho una leggera attenzione, incominciamo a fare un digiuno breve, vediamo come reagisco e poi piano piano, diciamo, uno entra di più in questo mondo. Quello che non consiglio di fare, digiuni lunghi, e molti lo fanno dall'inizio, quando ancora non sono sereni su quello che fanno o quello che stanno facendo. Ok, quindi sempre un approccio graduale in modo da tenere a bada, diciamo,
la parte razionale o emotiva. Ecco. Cioè, fa crescere la parte legata alle convinzioni, all'informazione, perché noi a livello emotivo colleghiamo al digiuno carestie, morte, diciamo morte per fame, dimagrimenti, Auschwitz. Noi abbiamo nell'immaginario collettivo il digiuno è associato alle cose peggiori che esistono su questa terra. Certo, certo. E in molti questo immaginario, chiamiamo collettivo, agisce. Cioè, pochi identificano il digiuno come una pratica per ottenere qualcosa. Ma Giuseppe, ti faccio una... Non so quanto tu sia esperto di religioni, ma i musulmani praticano il Ramadan e non credo che lo vivono con paura, anzi lo vivono come una cosa forse gioiosa, non lo so, non sono esperto. Magari loro sono agevolati? Ma non soltanto, anche mia nonna faceva il digiuno, Cioè, non faceva il Ramadan, però per Pasqua, cioè per prima di Pasqua faceva 40 giorni di magro, alcuni giorni di digiuno. Il punto è, quando sono indicazioni religiose, le persone se sposano la religione, sposano anche il digiuno. Allora sono completamente tranquilli nel momento in cui lo fanno. Perché Dio non potrebbe mai ordinargli di fare qualcosa lesivo per la propria salute, anzi. Certo. Potresti chiedere a quel signore che ti è passato davanti con la macchina di restare lì con i fari, così ti illumina perfettamente. No, invece vedo che è andato via. Molto interessante il discorso che quindi la religione, da questo punto di vista, potrebbe darci una mano, diciamo, a mitigare alcuni effetti di tutte le relazioni tra emozioni, paure, razionale, eccetera. Sì, ma lo potrebbe fare anche il medico, il punto... Anche l'esperto, dobbiamo sapere che una buona parte delle persone che anche conoscono il digiuno, molti sono tranquilli a livello razionale, ma a livello emotivo lo sono molto di meno. Certo. Certo. Anche certo. Perché dobbiamo sempre raccontare, il digiuno è sempre un punto interrogativo. Nel senso, un punto interrogativo che noi non sappiamo mai come reagisce il corpo, perché non sta scritto da nessuna parte. Noi sappiamo che il corpo va in una certa direzione, però poi i segnali che ci dà sono particolari per insegnarci qualcosa. E molte volte il corpo o l'organismo ci vuole insegnare qualcosa e molte volte per insegnarci qualcosa ci può dare pure una batosta. Ecco. Il che non è possibile. Ok, ma senti, quando un cliente o un paziente si approccia a te per la prima volta dicendo che ha sentito parlare di digiuno, magari ha sentito parlarne proprio a te o comunque ha letto qualcosa, eccetera. Però è la prima volta. Tu che tipo di suggerimenti dai? Parti subito con un digiuno lungo, prima fai fare una prova, capisci da un primo colloquio quali sono le sue emozioni e quanto può aver paura, come ti regoli? Incominciamo a dire digiuni lunghi, attualmente in questa società uso un termine forte, ma è da criminali. Attualmente le persone non sono più strutturate per digiuni lunghi, cioè poche persone possono attualmente fare digiuni lunghi, e se fanno digiuni lunghi devono avere delle problematiche di un certo tipo e devono mettere in conto anche mesi e mesi di recupero. A proposito, mi viene in mente un messaggio che mi ha mandato su Facebook uno dei miei contatti, il quale mi ha scritto che lui pratica il digiuno ogni anno di 30 giorni, e che quest'anno voleva provare per la prima volta a farlo del doppio, 60 giorni. Io gli ho detto, ma ti fai seguire da qualcuno? Capisco che hai una certa esperienza, però guarda che è un periodo veramente lungo, stai attento. E lui mi ha detto, guarda, ho una certa esperienza, fra l'altro mia sorella, diceva sempre questo contatto Facebook, era gravemente ammalata di celiachia, tutti i medici che l'avevano visitata dicevano che era assolutamente impossibile guarire, quindi l'unico modo di vivere era evitare assolutamente qualunque cibo che contenesse anche piccolissime parti di glutine. Lei ha fatto un digiuno di 60 giorni e adesso mangia tutto quello che desidera. Non lo so, io ti riporto così questo commento, non so, ovviamente non ho prove scientifiche certe di quello che mi è stato scritto. No, qua ho due chiavi di lettura. Uno, contento perché
in letteratura ce l'abbiamo, che col digiuno alcune malattie che chiamiamo cronico-degenerative possono non esprimersi più. Però se il digiuno è servito per mangiare tutte le schifezze di questo mondo, non è stato un buon digiuno. Ok. Certo. Allora il discorso, devi sapere una cosa, per molte persone che sono intolleranti al glutine, alla caseina, mi dicono, dico, sei fortunato, non li mangi, acquisti solo salute. Vedo, perché anche chi è tollerante, non è che glutine e caseina siano il meglio, a meno che non siano nella giusta quantità, con molta verdura, diciamo con attività fisica, allora il corpo lo può gestire meglio, o può gestire meglio queste sostanze. Ok. Senti, a proposito di movimento fisico, Giuseppe, vorrei condividere con te un po' di frustrazione. Io ho cominciato la settimana scorsa e ho proseguito oggi a fare movimento fuori. Non corsa perché le mie giunture non me lo permettono, ma cammino veloce. E ho fatto quasi 3 km venerdì scorso e oltre 3 km oggi. Ero tutto contento. Mentre camminavo, facevo una respirazione diaframmatica spinta, cioè proprio nel senso che quando inspiravo gonfiavo l'addome e poi quando espiravo buttavo giù e chiudevo sia proprio i muscoli addominali che addirittura anche lo sfintere anale, perché così mi è stato suggerito da un mio amico osteopata. Tutto contento faccio questa cosa, mi scrive il mio amico Rosario Marcianò e mi dice: Salvo, è meglio che faccia movimento in casa, perché facendolo fuori con tutte le micropolveri, nanoparticelle, metalli pesanti, eccetera, è altamente sconsigliato fare movimento all'aria aperta. Assolutamente no, cioè tu pensi che in casa è ancora più concentrata questa roba. È vero, cioè, ma non è, cioè, come ragionamento non funziona, perché in casa, visto che non c'è circolazione, si depositano tutte queste sostanze. Se c'è un po' di vento, almeno questo viene spostato. Ok, lui però dice in casa si può usare uno ionizzatore, quindi diciamo che l'aria in casa si può rendere un po' più... Vai fuori sempre, se c'è un bosco sarebbe meglio, ecco invece il consiglio, un posto dove c'è erba. Ok, dove erba c'è vegetazione, diciamo, che in qualche modo purifica l'aria. Perfetto, se c'è vegetazione non ci sono problemi, se vai in mezzo al traffico, ma chi è che fa la passeggiata in mezzo al traffico, dai, non... Okay. Va bene. Ok, abbiamo fatto anche questa, abbiamo aperto e chiuso questa parentesi del movimento, visto che l'hai citato, mi è venuto in mente. Come proseguiamo su questo discorso del digiuno? Che altre indicazioni vuoi darci? Stiamo sempre continuando. Uno, l'abbiamo detto l'altra volta, l'atteggiamento. Quello di cui volevo parlare oggi, prima di parlare perché il digiuno viene utilizzato come strumento, tra virgolette, di guarigione per stare meglio in salute, per le malattie, per ringiovanire, aumentare la vitalità. Cioè ci sono motivazioni che non finiscono mai, ce ne sono almeno una trentina di motivazioni. Pensa, aumenta anche le prestazioni sessuali, tra le tante cose, un digiuno breve. Non ti piace come argomento, no? Mi piace sì, dobbiamo digiunare subito. Okay. Allora dobbiamo tenere presente, questa è la cosa che volevo dare e che non, diciamo che i nostri utenti non trovano letto da nessuna parte, ed è questo: nei libri molte volte si parla dei sintomi del digiuno, non so se ne abbiamo parlato l'altra volta. No, forse no. Ecco, perché molte volte i sintomi del digiuno sono questi: una persona legge un libro e... Però non mi ricordo se ne abbiamo parlato, cerca di ricordarti, vabbè, anche se ripetere può anche giovare. Ed è questo: le persone leggono un libro sul digiuno e si aspettano durante il digiuno di avere i sintomi che hanno letto nel libro. Ok. Quando una persona legge, quali sono i sintomi del digiuno? Allora, vi sono dei sintomi che noi potremmo dire che sono veramente del digiuno, cioè una reazione che ha il 90%, il 99% delle persone al digiuno, che sono una leggera debolezza, un po' di debolezza, certo. l'alito pesante o un alito, diciamo, che sa di mele renette, diciamo che sa di corpi di acetone. Poi l'urina un po' più carica, l'odore, diciamo, la sudorazione un pochettino più forte. Poi ci può essere
un po' di insonnia o qualcuno dorme di più e già sul sonno non tutti rispondono nello stesso modo. Una cosa su cui rispondono quasi tutto è la patina, una patina giallastra oscura o biancastra sulla lingua. Ok. Questi sono i sintomi, diciamo, del 90% della popolazione. Ok. I sintomi, allora, molti rispondono anche con nausea, vomito, debolezza esasperata, qualcuno ma rari crisi di diarrea, qualcuno ha la stipsi, qualcuno può avere un'eruzione cutanea, qualcuno può avere dei dolori articolari, qualcuno si sente, ha dei sintomi come quando una persona ha l'influenza, tutte le ossa rotte, cioè questi sono sintomi, diciamo, che sono abbastanza frequenti sul digiuno. Ci sei? Sì, cioè c'è una, mi pare di capire che c'è una grandissima varietà di cose che possono succedere, di sintomi. Alcuni, hai detto, coprono il 90%, ma altri che magari hanno delle percentuali più basse, che però altri sono veramente tanti numericamente. No, sono veramente tantissimi. Potremmo dire che quasi ogni persona può reagire quasi a livello personale. Però chiaramente fa parte di un qualcosa di comune, tra virgolette. Cioè, scusami un attimo, devo dire mia figlia che mi manda altre cose. Sì. Ok. Allora, ci sono questi enormi casi di sintomi, ma la cosa più interessante è che nei libri vi è scritto che durante il digiuno si hanno crisi di disintossicazione. Col termine di crisi si parla di malessere, ovviamente, cioè crisi di disintossicazione vuol dire ci sono delle crisi di malessere. Ok. Non so se ne hai sentito parlare. Sì, probabilmente sì, però in modo, diciamo, generico. Comunque immagino che possa esserci qualche, diciamo, qualche disturbo, ecco, fra anche tutti quelli che hai elencato prima. Ok, allora devi sapere una cosa, che il digiuno ben fatto non dà sintomi, cioè i sintomi sono minimi. Possono essere i primi giorni un po' di debolezza, l'alito che si sente in un certo modo e la testa, diciamo, che qualche volta può essere leggermente vuota, ecco, cioè può avere più difficoltà a fare certi tipi di operazioni. È scattato l'antifurto della macchina? Sì. Okay. Certi tipi di operazioni. Però sui libri, lo ripeto, c'è scritto che si hanno le crisi di disintossicazione. La maggior parte delle persone che fa un digiuno si aspetta la crisi di disintossicazione. Nel momento che si aspetta la crisi di disintossicazione, tecnicamente se la va a cercare. Certo. E non solo. Molte persone cercano la crisi di disintossicazione e se non hanno la crisi pensano di non essersi neanche disintossicati. Capisco. Perché la disintossicazione ha niente a che vedere con i sintomi che si hanno durante il digiuno. Anzi, i sintomi che si hanno durante il digiuno tecnicamente sono dei sintomi di disintossicazione più che fisica, emotiva. Cioè sono delle crisi emotive che poi si ripercuotono sull'organismo. Adesso vi dico come hanno scoperto i sintomi del digiuno. Immagina che io faccia fare un digiuno a 15 persone. Ok. La prima persona mi dice ho avuto dolore al ginocchio, un'altra mi dice ho avuto il dolore alla gola, un'altra mi dice ho avuto la pipì più scura, io ho avuto mal di testa, io ho avuto un dolore al fianco e mi danno 15 sintomi differenti. Io scrivo un libro e scrivo questi 15 sono i sintomi del digiuno. Ok. In realtà sono reazioni personali al digiuno. È chiaro o no? Non sono i sintomi del digiuno, è il modo con cui delle persone hanno reagito al digiuno. Magari se fai un altro esperimento con altre 15 persone, non dico che ne troverai altri 15, ma magari ne troverai altri 12. Sì, ma se non hanno letto il libro. Ah, questa è bella. Se leggono i libri, cercano di farsi venire i sintomi che trovano letti sui libri. Bellissima. Sarebbe bello fare un esperimento in doppio cieco. No, io lo so,
perché quando io, a me arrivano persone che non hanno mai letto un libro sul digiuno, sono quelli che fanno i digiuni migliori. Molto bella questa cosa. Quindi a volte un po' di buona ignoranza può giocare a nostro favore. Ma non è ignoranza, è non imparare cose ignoranti. Ah, ecco, ok. Ok, adesso ti racconto, più di 20 anni fa, penso quasi una 30 d'anni fa, feci una conferenza a Milano sul digiuno. La cosa divertente è che all'epoca, che avevamo soltanto i telefoni a casa, conferenze sul digiuno venivano 30-50 persone alla volta, soltanto col passaparola telefonico di casa. Sì. Era un altro mondo, ovviamente. Venne anche una ragazza, stavamo a Milano, da Bolzano, da Trento, e lei mi disse, una ragazza sui 23-24 anni, dottore, ma un digiuno di 7 giorni, com'è? E me lo chiese a fine serata, io ero stanco, non sapevo, ormai ero quasi cotto, non mi andava di rispondere in maniera esaustiva, non ce la facevo, e ho detto, una passeggiata di salute. Okay, proprio, capito, okay. per tagliare troncare. Corto. Sì. La ragazza viene a digiunare dopo un mese, fa il primo giorno di digiuno, era una ragazza normopeso, cioè tutto nella norma, potremmo chiamare, come struttura. Fa il primo giorno, il secondo, il terzo, il quarto, non mi chiede mai niente, bella tranquilla. Verso il quinto giorno dice, scusa, ma ti posso fare una domanda? Ma come vanno le cose? Ho detto, bene, ma tutto ok. Sì, dottore, lei mi ha detto che 7 giorni sono una passeggiata di salute. Questo vuol dire, attenzione, che noi abbiamo dei filtri rispetto alle informazioni che abbiamo. Bellissima questa cosa. Ma non solo. Questo non so se ve l'ho raccontata. Andai a trovare una mia amica che stava digiunando, una mia amica olandese, che stava al suo ottavo, digiunava ogni anno, questo era l'ottavo anno che digiunavo, l'andai a trovare, perché stava in un centro vicino dove stavo io, andai a trovare e mi dissero, guarda, sta in camera e non si sente bene. Salì in camera, tenevo una bacinella per vomitare, e gli dissi, ma come va? Ha detto, no, non mi sento molto bene. E gli dissi, ma scusa, ma non è il tuo primo digiuno? E ha detto, no, io ne ho fatti già 8, una all'anno. E io ho detto, ma tu stai sempre male quando fai il digiuno? E lei mi dice, sì, perché come sai, più si sta male, più ci si disintossica. Ah, ecco. Quindi la sua credenza la portava a star male, perché così diceva, ammazza, sì, mi sto disintossicando bene. Lei vomitava per quasi tutto il periodo. Incredibile. Ma poi, al di là del fastidio del momento, questo digiuno aveva comunque un effetto positivo su di lei? Sì, sembra un effetto buono, cioè che poi se no non l'avrebbe fatto per 8-9 anni. Il punto è un altro, ma lei era convinta che più stava male, più il digiuno aveva effetto. Ok, chiaro. Molte persone, se non hanno sintomi, pensano che il digiuno non abbia funzionato. Molto interessante questa cosa. Allora si vede che nella maggior parte dei casi il digiuno, capito? Diciamo, alle reazioni al digiuno dell'organismo, l'organismo utilizza il digiuno per fare i fatti suoi, noi chiamiamo per la disintossicazione, recuperare il sistema, ristrutturare il sistema, cioè utilizza quella che veniva chiamata dagli antichi medici la vis medicatrix nature, che sarebbe la forza medicatrice della natura, per rimettere a posto l'organismo. Ok? Sì. Allora abbiamo scoperto che il digiuno è uno strumento che va utilizzato bene, ovviamente, e se utilizzato bene ci può dare dei risultati. Risultati che riconosce in parte anche la medicina ufficiale. Adesso, per esempio, tu sai, c'è Walter Longo che ha scritto il suo libro sul MIMA digiuno, cioè un qualcosa che assomiglia al digiuno anche se non lo è. Perché? Perché hanno scoperto anche in cavie di laboratorio, animali, eccetera, che il digiuno fa reagire gli organismi in un certo modo ed è come se dopo un digiuno l'organismo può stare meglio.
Io dico negli animali è sicuro, negli umani dipende dalle convinzioni che noi abbiamo come umani. In noi umani c'è un qualcosa in più, anzi non è qualcosa in più, perché questa problematica ce l'hanno anche gli animali, specialmente quelli domestici. Più siamo intossicati, ma intossicati con tossine a cui il nostro corpo non è abituato, più spesso possiamo avere problemi nei digiuni lunghi. Cioè nei digiuni brevi, essere abbastanza intossicati dal mio punto di vista non dà grossi problemi. Io ho notato che la maggior parte delle persone incomincia ad avere problemi dopo i 5-7 giorni. E io attualmente, cioè io col tempo ho cercato di diminuire sempre il numero di giorni che le persone diciamo utilizzavano per il digiuno, perché mi sono accorto che più facevano digiuno più avevano problemi nel recuperare, proprio perché davano fondo a tutta la loro riserva alcalina, che sarebbero vitamine e sali minerali di riserva che ormai le persone hanno in piccola quantità. Ok. Quindi per una persona che si approccia al digiuno per la prima volta e se viene da te, tu non gli fai superare i 5 giorni? Scusa, non ho sentito la domanda. Sì, dicevo, se una persona viene da te perché desidera digiunare, è la prima volta che lo fa, tu difficilmente gli proponi un digiuno che superi i 5 giorni? No, assolutamente no, ma non esiste proprio, anche perché quando le persone vogliono fare i digiuni lunghi, associano la guarigione al digiuno, mentre il digiuno è uno strumento, non è la guarigione. Ok, e quindi però scusa, non ho capito la risposta, assolutamente sì o assolutamente no? Per sapere, quando una persona viene, se una persona vuole fare il digiuno molto di testa, in genere non li faccio digiunare, perché se devo capire se oltre alla testa c'è anche il cuore o il sentire che è in sintonia. Faccio un esempio: ultimamente è venuta a digiunare una signora che voleva digiunare ma aveva paura del digiuno. Mi stai seguendo o no? Sì. Voleva ma ne aveva paura. Gli ho detto: guarda, io sapevo che era motivata. Decidiamo per un giorno, dopo un giorno decidiamo se continuare o interrompere, facendo una cura di succhi, che è una cosa sempre buona. Prima un giorno, poi due giorni, poi tre giorni, ha fatto cinque giorni tranquilla e serena, perché se l'è potuti gestire, perché poteva sempre tornare indietro. Ha detto: il primo giorno tranquilla, sto bene, vado avanti, e poteva forse andare ancora più avanti, perché gli era passata la paura, era diventata padrona del mezzo. Ok. Bene, interessante. Quindi immagino che quando io finalmente riuscirò a organizzarmi per fare il mio primo digiuno lungo, perché è chiaro che come hai detto nella puntata scorsa, tutti noi digiuniamo ogni giorno, perché il digiuno è il tempo che passa tra un pasto e l'altro. Io sì, molto spesso salto la colazione, quindi diciamo dei micro digiuni li faccio spesso. Ma insomma, quando mi approccerò per la prima volta a un digiuno lungo, magari seguirò questo approccio. Dico, facciamo un giorno, vediamo come va, poi due, poi tre, eccetera. Molto bello così. Così sicuramente la paura si mette da parte, diciamo, si riesce a frazionare. Che la paura è la controindicazione assoluta al digiuno. Vi sono anche altre controindicazioni che sono relative e dipendono dalla struttura. E poi vi sono delle controindicazioni di tipo fisico, che sono alcuni tipi di patologie e alcuni tipi di terapie che una persona fa. Io per esempio, se una persona ha problemi di cuore, bisogna stare ben attenti, digiuni brevi, ma assolutamente non digiuni lunghi. Ok. Guarda, io ho passato, devo pensare che per noi igienisti un digiuno di 3-5 giorni era un digiuno breve. Attualmente l'ho fatto diventare un digiuno medio, proprio perché mi sono accorto della difficoltà che hanno le persone a fare i digiuni lunghi. E invece un digiuno lungo quanto è? O meglio, una domanda più specifica, quanto è stato lungo il tuo digiuno più lungo? 30 giorni. 30 giorni?
Però stiamo parlando dell'84, capito? Stiamo parlando di altri tempi proprio. Poi ero giovane, quanti anni avevo? Cioè, avevo 30 anni. Capito? E come ha reagito il tuo corpo a questi 30 giorni di digiuno? Come ti sentivi dopo? Ti verrà da ridere, verso il 27esimo giorno ho incominciato a sentirmi stanco. Ah, ecco, al 27esimo giorno. Sì. Eri un po' stanchino. No, veramente un po' stanchino come battuta. Sì. E poi ho cominciato anche perché poi c'era mio cugino, mi disse una cosa: guarda, stai puzzando troppo. E mi disse: è la stessa puzza che stava nella puzza, ti ricordi quando andavamo a dormire nella camera dei nonni che avevano il pitale che sarebbe sotto al letto, la stessa puzza. Ok. Ma e questo vuol dire che non eri ancora disintossicato al 100%? Assolutamente no. E quindi... devi sapere una cosa, che la malattia e la disintossicazione non sono la stessa cosa. Tradotto, una persona può essere molto intossicato e avere pochi sintomi di malattie o non avere malattie, e una persona può essere poco intossicata e avere malattie. Okay. Non c'è la relazione più sei intossicato e più sei malato. Ma avresti potuto continuare magari arrivare a 40 o 50 giorni? Molto probabilmente sì, però mi sarei dovuto fermare e mettermi un po' più a riposo, perché io facevo vita di tutti i giorni, andavo in bicicletta e mi facevo due giri di Napoli, cioè chilometri e chilometri salite, cioè facevo delle cose che non consiglio a nessuno di fare, ecco. Ok, interessante. Beh, insomma, oggi veramente abbiamo approfondito molto questo discorso del digiuno, come sempre con un punto di vista diverso dal solito, quasi demolendo alcune credenze o alcuni luoghi comuni che si trovano magari in giro sui libri o altrove. Molto molto interessante. Non lo so, Giuseppe, è rimasto ancora qualche punto da sviluppare? Un altro punto che vorrei sviluppare, ma adesso non è il momento, lo facciamo casomai un'altra volta o nel mezzo di un altro discorso, è comprendere ovviamente dal punto di vista biologico, però non ne parliamo adesso, mettiamo la pulce nell'orecchio, se noi facciamo digiunare una cultura cellulare, cosa succede? Se digiunano dei lombrichi, cosa succede? Se digiunano i topolini, cosa gli succede? Come reagiscono al digiuno? Beh, non vuoi dare neanche un accenno di risposta? Rimaniamo in sospeso così? Lo dico subito, la maggior parte degli organismi viventi reagisce al digiuno ringiovanendo. Ah! Però ne dobbiamo parlare meglio, perché questa è la provocazione, ovviamente. Okay. Chiaramente bisogna capire cosa vuol dire ringiovanire, in che modo, cioè, e tantissime altre cose, perché se no una persona pensa allora digiuno ringiovanisco, digiuno a vita divento un po' pante, no, la cosa è un po' più complessa. Certo, un po' come la storia vecchia di quello lì che aveva l'asino, che per risparmiare non gli dava da mangiare, e dopo 3 mesi che l'asino digiunava dice: mannaggia, proprio ora che si era abituato a non mangiare è morto. Sì, ma questo è anche sul digiuno. Il digiuno, una persona sta bene, poi il crollo può essere di colpo. Ok. Anche con i digiuni lunghi. Ricordiamoci, quando parliamo di digiuni, in letteratura noi abbiamo i morti per digiuno dopo 60 giorni, 60-70 giorni. Cioè non è quella che noi chiamiamo morte di inedia, difficilmente avviene in pochi giorni. Quello però che dobbiamo sapere è che questi sono persone degli anni 60-70, e come ti ho detto, per me la popolazione attuale non ha la capacità che avevano le popolazioni più vecchie o più antiche o degli anni 60-70 di gestire il digiuno. Ho capito. Siamo diventati troppo medicalizzati, e il fatto di essere troppo medicalizzati per me ci ha indeboliti abbastanza. Bene. Puntata estremamente interessante, non che le altre non lo fossero, ma questa veramente ho sentito tanti aspetti, tante cose veramente che hanno ribaltato delle convinzioni che avevo prima essendo a digiuno dell'argomento. Scusate il gioco di parole.
se qualcuno vuole fare le domande, le faccia, così casomai la prossima volta rispondiamo alle domande, però devono essere sul digiuno, chiarimenti, qualsiasi cosa, in modo che concludiamo questa parte parlando anche di altri, un altro paio di aspetti che possono essere fondamentali. Questo vuol dire che allora anche la settimana prossima, se ci sarà un numero di domande sufficiente, potremmo parlare di digiuno? Sì, e poi là spero che siamo in diretta, la settimana prossima sono a Napoli. Ok, molto bene. Allora, cari amici, mi raccomando, se riuscite, cercate di concentrare i vostri commenti. Ecco, vi ricordo che questa puntata la stiamo registrando. In questo momento sono le 19.47 di lunedì 25 settembre. Voi la vedrete martedì dalle 19 in poi. Quindi, mi raccomando, se riuscite a mettere dei commenti specifici su questo tema, ci darete materiale per fare la prossima puntata, scusate, che sarà a questo punto i primi di ottobre, comunque insomma martedì successivo a domani, cioè al 26, e così insomma potremo dire di aver affrontato in modo compiuto questo argomento così interessante. Giuseppe, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro buona serata e allora ci vediamo con te martedì prossimo in diretta. Ok, ti abbraccio, ciao. Ti abbraccio anch'io, grazie, a presto, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Cari amiche, cari amici, ricordatevi che Salvo 5.0 vive solo delle donazioni. Spegni la TV e accendi il cervello.